ci puoi da. Yoda. Io sono Doug. Ciao amore, come stai? Beh, che dire signori, bentornati. Giocatori, siete entusiasti di essere tornati in azione? Sì, carino. Signor capitano! Non me ne frega assolutamente un cazzo. Merde. Falli! E vi accorgete che in quel momento siete circondati da bambini. Ciao, piccolini! Sono alti quanto me. Uno sì, gli altri no, un poco più bassi. Ah, ciao! Ciao! Quello alto come te che è un mezz'orco... Ciao! Un bimbo mezz'orco. Gli sta toccando le tette. No, alla faccia, così, ciao! Dov'è l'alchimista? Va bene, seguiteci. Seguiamo. Se ce la fate. E scattano tutti quanti. Allora, il mezz'orco inciampa. Tu! Di faccia, per terra. Si apre. Inizia a nuotare per terra. Quanti bottiglie di whisky si beve sto bambino mezz'orco? Okay. Poi c'erano anche due halfling che hanno iniziato a correre ad un certo punto. Io faccio la stronza di Sanjo che ogni volta si ferma a prendere i bambini, quelli che sono messi male. Io vado dal mezz'orco e dai due halfling e dico... State bene? Io sono Doug. Ciao Doug, piacere, io sono Dahlia. E voi due state bene? Ah, io sei uno stupido. No, tu sei una stupida. Ok, bravi, buoni. Ok, calmi. Sapete dov'è l'alchimista voi? Io sono Doug. Doug, sai dov'è l'alchimista? No. E voi due sapete dove? Io lo so. Stai zitta, te. Ok, io lo so. Al tre lo dite insieme. Uno, due, tre. Di là. Sono andati, prendo la bambina e la Il bambino. Andiamo. No, andiamo. Mi rapisce. Non aiuto, ti sto rapendo. Aiuto. Non ti sto. Stai zitto. Vedi che c'è una signora anziana che si gira e ti guarda, tipo. Ah, mi sta rapendo, aiuto signora! Lo trascino verso l'orfanotrofio, apro la porta ed entro. C'è qualcuno lì? Sì, vedi una signora anziana che appena ti vede, tipo scatta, viene dritta verso di te. Ah, mi scusi signora, ho riportato questo... Sì, questo birbante lo prende per un orecchio. Vieni qui, te, queste che non sei altro. Grazie, era disturbata? No, non mi ha disturbata però. Chiedi scusa. Non ho sentito. No, signora, no. Non è necessario. No, davvero. È necessario. Povero Colt. Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola. Però ha visto per caso anche un'altra quei codini rossi? Sono fratelli? No, è la capobanda, quell'altra disgrazia. Sì, li abbiamo visti, però purtroppo mi sono sfuggiti. C'era anche un orco e un... Oh, Douglas. Purtroppo non so dove sono andati. Che anima, Doug. Lei stia attenta con questi bambini. Certo, come si chiama? Dahlia. Piacere, io sono Clotilde. Piacere. E ti dà una carezza materna. Però... Beh, se può consolarvi, gli siete piaciuti. Non ha scatenato nessun basilisco contro di voi, io lo prendo come un grosso progresso. Basilischi? Sì, lucertole è molto grasse. Sì, conosciamo i basilischi. Lucertole? Sì, ma... Non sono qua, Leto. Non ti preoccupare. Quanto grandi? Molto. Mio padre pensa che si siano estinti, invece qua è pieno. No, non così grandi. Pieno? Sì, il druido li ha salvati. Sono non sono tipo... poi così grandi. No, no, sono enormi. No. Ma hanno tipo 8 zampe, una roba veramente... Ne hanno solo una. Ma il druido me l'ha fatto vedere anche uno. Anzi, se vuoi... Non ce n'è bisogno. E c'è Lucius. Ma davvero? Lucius? Ma che... Cosa? Ma sono affascinato. Dobbiamo andare. Cioè, ma per Bacco, un basilisco. Possiamo tornarci un'altra volta? Ma la basilisco macchia! Ah, no, scusi! L'antica arte della caccia di Frodo nel pantano in Grosseto! No, scusi! Dunque è qui che si organizzano i campionati di briscola. Soltanto per i grandi, devi essere alto almeno così.
Non è la prima volta che soffro di razzismo. No, tu soffri di nanismo, è diverso. Quindi sarebbe una doppia umiliazione se un nanetto ti battesse. A che cosa vorresti battermi? A chi fa più schifo? In tal caso mi arrendo. Io sono alla ricerca di un po' di grana. Vediamola. Cosa? La grana. Se vuoi scommettere qua dentro, devi averla. Tiro fuori il coltello che ho rubato a uno dei banditi. Vedi che si sporge un attimo per guardarlo meglio. Tira fuori il suo coltello, che è grosso più o meno come te. Li metto dentro il mio coltello. E mette via anche il suo. Credo di aver capito. Tono dà una voce alla cucina. Oh, dai, prepara una fetta di carne. Voi altri? Tutto il vino che hai. Tutto. Vabbè, insomma. Renda, parecchio, per un devi rimanere lucido, dobbiamo parlare, dobbiamo discutere adesso. Sono lucido. Guarda, c'ho qui un Fauci di Drago del 4.30. No. Io perché nel 4.30, in Borgogna, è stato rovinato... è stato rovinato tutto il raccolto. E quindi io ti propongo un Fauci di Merlo del 35. Va bene, e te lo serve. Allora... con calma. È lo stesso vino, coglione! Vuoi anche un po' di arista? E salgo le scale per andare verso Ender. Tête à tête privato. Arrivi, scale. Apro. Vabbè. La finestra è spalancata e Ender non c'è. Dun dun. Dun. Ok, entro nella stanza, vado nel bagno comune. Render, stai facendo la cacca? Non mi chiamo Render, ma la cacca la sto facendo io. Quel goblin l'ho già visto. Sì, Tarlo. Uè. Mi avvicino un attimo a Tarlo, guardando un attimo gli altri così, mi inginocchio, nel senso perché comunque lui è basso, e all'orecchio gli faccio un sacco, ho fatto una cacca. Spero che tu abbia pulito. Vieni con me. Lo seguo. E vado in camera mia. Apro la porta. Render, cosa... dove... Stai tranquilla. Se ti stessi seducendo, te ne accorgeresti. Entro, ti faccio comandare, accomodati. Mi siedo. Sul letto. Siede e prendo, chiudo la porta a chiave. Render! Puoi stare tranquilla. Il letto è stranamente umido. Ho la board the Nope Train. Non è stata una notte piacevole. Non ridete, cazzo! La scena è una scena drammatica! Dalia? Vado su a chiamarla. Ok. Farò il mio pezzo di carne e salgo su da Dalia. Toc, toc, toc. Sì? Ci sei? Sì, entra! Entra. La trovi distesa sul letto, madida di sudore, con il fiatone e un uccello sopra di lei. Dalia, tutto bene? Sì, Shiran, ce l'ho fatta. Che cazzo che ridi? Mentre quest'altro si avvicina a Shiran, Tarlo si avvicina, ti dà una pacca sul culo e ti senti rinvigorita. Curi... e... ti ripristini, tu avevi 5 danni, lui te ne ha curati 8, direi che... che ti ripristina con la pacca sul culo. Ti ha guarito 5 punti vita con 5 tanto, dita sul culo. Essendo lui basso, ha preso la rincorsa, ha fatto il saltino tipo basket. Vai, bella gioia! E poi arrivo anche da te adesso. Mi sposto. Morirò così, non mi interessa. Mi butto nelle fiamme. Morirò col mio onore intatto. Anche Leto cura le ferite. Leto prenderà ispirazione. Leto vede questa scena e fa... Ok. È l'alba. È possibile dormire? Buongiorno, principessa. Perché siete voi due con Shiran in camera? Io non sono entrato in questo. Che cosa ci fa Shiran in camera tua? Saranno cazzi nostri. No, inizio a leggere il libro di Tu non ti preoccupare, adesso io lo spiego io. Due, porco due. Vai, andiamo. Altro giro, altra giostra, signori. Siamo in pausa. Come ci sei arrivato col braccio laggiù? Era lontanissimo. Fa questo gesto, è un'apertura alare di un tot. Mica, ha delle braccia molto lunghe, quindi è una scimmia bonobo. Butto uno sguardo sulla mia scimmietta,
La scimmia è particolarmente interessata da un pelo sotto la sua ascella. Lo sta proprio analizzando con una cura, diresti a dir poco medica. Con tanto di lenti di ingrandimento. No, e scopri che ha rubato un monocolo a qualcuno. Lo sta valutando. Sì, sì. Oh, ha rubato un monologo a un monologo. Sì, sì, sì. La vedi col testo in mano. Orazio, ti conoscevo. Ah, non sei mai sazio. Pronti? Cosa volete donare al Re Corvo per attirarlo qui? E va bene, prendo la mia scimmietta. No, dai, scherzavo. La metto dentro alla mia sala. Vedi che ti prendi i capezzi. Sull'uscio della porta tiro fuori una foglia di vischio e appaiono nella mia mano 10 bacche. Le metto nella tasca. C'è la scimmietta che... A cosa servono? Sono delle bacche benefiche. Segnati 9 bacche. Perché? Una scimmietta. Segnati 8 bacche. Segnati 8 bacche. Scimmietta. Ti sei voltato un attimo, arriva Jackie. Esatto. E vedi che anche Jackie... Ok, ne sono rimaste 8 e sono molto importanti. Questi due coglioni hanno appena... Non dare del coglione al mio uccello. Segnati 7 bacche. Davvero? Poi per entrare ad un certo punto senti un... in mezzo a un cespuglio. È lui. È proprio lui. È lui. Il procione che vi sta guardando con sguardo veramente malvagio. Entro nei cespugli. Prende il piatto. Il piatto qui. Stati, stile hit. E torna dentro la tana. Vedi che fuori dalla tana rotola qualcosa. Che cos'è? Una moneta d'oro. Mi chino per raccoglierla. Per me. Dove l'hai presa? Vedi, esce la faccia. E rientra dentro. Io non ho visto niente. Io non so niente. Torna qui domani. Buonanotte. E poi noti che qualcos'altro ti sta osservando. Cosa? Il procione. Porca puttana. È nascosto in mezzo ai rami. Perché vedi lei? Tutta che ne... Poi alzi poco lo sguardo e in mezzo alle foglie vedi i suoi occhi. Inquietantissimo. Ok, metto subito la mia bacca magica. O meglio, biglia magica dentro. Dentro alla tasca. Quanto sì. È distante sto stronzo? Con le manine. Ah, 4-5 metri, una roba del genere. Lo guardo attentamente, muovo la mano dietro di me e nel frattempo sto facendo un'illusione minore e dietro di lui, con un suono spettrale, faccio PUSSA VIA, STRONZO! Ok. Cade la pernicetta, ovviamente va via. Lui cade giù, arriva ai piedi dell'albero, tutto scassato. E scappa via. E chi è sto procione? Umberto smila. Mi scasso da ridere. Umberto smila. Però subito dopo un po' mi dispiace perché è volata via la pernicetta, quindi guardo la pernicetta volare via. Avrei schiacciato 5 vertebre a un povero animale, signor druido. Tu che sei druido, esatto. Ma fanculo. Ma fai schifo. Ma vuole le mie bacche, ma se ne deve andare a fanculo. Ma risciami le bacche. Esatto. Sudicio. Che pezzente che sei. Jackie. Vai da Leto. Camminagli in faccia. Vai, Jackie. Jackie fa il giro. Tu ti immagino che ti affacci per vedere. Ti devi affacciare. Vedi che Jackie inizialmente va sulla piccola balaustra intorno. Si avvicina, come a studiare Leto. Lo guarda bene. Si avvicina un po' di più. Leto è morto. Sta controllando. Tipo avvicina un po' il becco. Fa piano piano. Ma vede che Leto non dà segni di vita. Allora gli si mette sopra, sulla testa, e poi gli caga nel cappuccio. Ma dai! No, Jackie! Io ho una pezza. Jackie! Torna qui. Dalia, che cosa è successo? E ritorna sul... Niente. Che cos'è successo? Vedi Jackie che si stiracchia piuttosto soddisfatto di se stesso. Io mi siedo all'ombra di un bel albero.
e mi metto a medicarmi le mie bruciature sulle caviglie, che ho tirato due bestemmioni. C'è uno scoiattolo che ti... No, io non gli faccio nulla di male, lascio lì. Vedi che ti si avvicina, ti si appoggia con le due zampe sulla mano. Io... E scappa. No, scappo anch'io. Noto subito il cadavere che prima non avevo visto, quindi guardo Akasin che sta costruendo quella torretta di sassi. E quel cadavere? Eh? Quel cadavere? È quello che ho trovato io all'interno del bosco. Uh-huh. L'avete recuperato voi? Mm? E avete trovato altro? Qualcun altro? Mm-hmm. Dov'è Tarlo? Tu che cosa intendi fare adesso? Ma la piramide mi sta piacendo. Ha un senso logico quello che stai facendo? Stai passando il tempo? Sì. Stai aspettando Tarlo o...? Sì, sì. E non sai dove sia andato? No, no. Secondo me questo come hobby accarezza i morti. Mi avvicino ad Tarlo. Ad uncino fa proprio così. Non credo che troverai quello che ti serve lì dentro. Però qui dentro sì. E metto la mano dentro alla tasca. Sembrava la frase di un maniaco. Sì, ma forse qui dentro sì. Ma tra maniaci ci comprendiamo. E gli do un mirtillo. No, che cazzo? Una bacca benefica. Ah. Ah, grazie. Vabbè, questo non mi serve più. La lancia dove cade? Su di lui. Rimbalza sul muro. No! Sa di mirtilli. Io ho dato il mio diario! Il master è un giocatore, né più e né meno come i player. Quindi anche lui gioca e anche lui vuole divertirsi. Divertirsi. Sto uscendo... E qui. Prendi in là, cazzo! Non c'è spazio! E vai via! E vai via tu! Strozza! È lo show di Claudio! Metto, stammi dentro. Cosa? Claudia, non dovevi leggere. L'ho letta! Non dovevi leggerla ad alta voce. Non si vede giusto! Sì. No, la testa di no, tesoro. Stai su, eh. Che mi chiudono il canale poi. E tu ridi, tanto chi se ne frega, il canale è mio, eh. Fanculo. Dai su!